Cari amiche, eccoci all'ultima forse puntata di questi aspetti di Master e Slave, che comunque va a fare un po' da compendio anche sulle relazioni tra Mistress e Slave. Eros e Thanatos, amore e morte, o erotismo e morte, sono tematiche che hanno affrontato tutti i filosofi, buona parte degli psichiatri, degli psicanalisti. Che relazione c'è tra la sessualità e l'idea della morte? È una relazione profondissima. Quando si procura l'orgasmo è una specie di morte, una piccola morte, come il sonno. La capacità di dare la vita attraverso la riproduzione equivale anche alla consapevolezza che la propria vita ha un termine. E c'è una relazione di interscambio profonda. Nell'ambito del rapporto tra dominante e dominata o dominato, laddove la pulsione sessuale viene in qualche modo sublimata attraverso le forme della manifestazione o gli aspetti caratteristici del vestiario, eccetera. L'erotismo. La sessualità, il possesso, il bisogno, il dominio, la rappresentazione, il desiderio assoluto di controllo, sono tutti elementi che richiamano a un termine unico, che è quello della frustrazione. È diverso il termine tra lo slave e la mistress. Lo slave e la mistress hanno una relazione di adorazione da un lato e dominio dall'altro. Adorazione perché l'adorazione del maschio nei confronti del corpo femminile nasce dall'allattamento, dal gattonamento. Insomma, le origini le conosciamo più o meno tutte. Storicamente la madre terra concede tutto e l'uomo deve prenderne i frutti, c'è sempre stata un'adorazione da parte della maschilità nei confronti delle dee femminili. E laddove l'uomo non abbia la possibilità di avere un rapporto affettivo soddisfacente e completamente capace di racchiudere tutte le sue sfere compulsive, originarie e psicologiche, si rivolge a una professionista per poter adorare liberamente le manifestazioni del suo corpo, offrire il suo dolore al piacere della donna. Mettiamola così. Ma nella relazione tra master uomo e slave donna c'è molto di più. C'è l'incapacità di amare, caratteristica dei master. Per amare io intendo, e la psicologia intende generalmente, la capacità di condividere, di creare insieme, di sviluppare insieme un progetto che passa attraverso la relazione. Nel passato il progetto era costruire una famiglia, avere dei figli, educarli, portarli a essere persone, uomini, donne, avere una loro vita. Oggi nel supermercato dell'erotismo e del sesso, nel supermercato del mondo, il mondo globale che consente di avere tutto a disposizione piuttosto facilmente, basta avere i soldi e si può comprare tutto, centinaia di paio di scarpe, bla bla bla. Anche l'erotismo è diventato un mercato e in questo mercato chi è incapace di avere relazioni costanti, durature, responsabili, la responsabilità della relazione è un elemento importantissimo che caratterizzava gli uomini di una volta, nel senso che stai con questa persona, benissimo, ne sei responsabile, devi averne cura, prendertene cura, proteggerla, incoraggiarla, essere sempre suo partner. Oggi questa capacità di relazione è scomparsa, in particolare tra gli uomini che hanno dai 35 ai 50 anni, la vedo molto, molto, molto ridotta. C'è paura di assumersi la responsabilità di una relazione. E c'è
il desiderio del piacere. Questi due elementi insieme sono un mix terrificante. Terrificante perché non si risolve attraverso l'espletazione della funzione di master la capacità di guida, perché è soltanto una pantomima, è una recita, una burla, una pagliacciata. E non si migliora psicologicamente dal punto di vista della qualità della competenza relazionale e della capacità affettiva. Allora, e finisco. Io mi occupo di programmazione neurolinguistica e di terapie cognitivo-comportamentali. Sono life coach e life trainer e faccio in modo che le persone trovino dei loro equilibri. Ma attenzione, io ritengo davvero, dopo anni di verifiche sul campo, che la gran parte delle persone che si avvicinano al mondo del BDSM, in entrambi i ruoli di master o di slave, abbiano delle problematiche non indifferenti, ma non di carattere feticismo piuttosto che le parafilie, quelli sono degli accessori. Il vero problema è la qualità della capacità affettiva e la qualità della capacità relazionale. A fronte e sotto queste due dinamiche della qualità c'è una profonda frustrazione. È un profondo disconoscimento di sé, una mancanza di autostima che determina una serie di grandi comportamenti derivanti. Io sono a disposizione di tutti dal punto di vista amicale piuttosto che consulenziale o professionale. Non smetto di occuparmi di BDSM, non smetto di mettere a disposizione i miei siti per chi se ne occupa, ma comunque voglio essere chiaro, per tutte e per tutti, io personalmente sono disponibile ad affrontare le motivazioni. Se volete scrivere, se volete parlarmi, i miei numeri, i miei recapiti sono a vostra disposizione. Buon proseguimento. Ciao.